Quesito 1 della simulazione esame di Stato 2019 fisica. Solenoide cilindri con il vuoto 400 spire lungo 10 cm, corrente alternata data da questa formula. Sull'asse del solenoide, spira circolare coassiale, tutto il campo B uscente dal solenoide attraversa la sezione della spira. Spira di raggio 5 cm, resistenza omica 0,20 ohm, determina valore massimo della FEM indotta nella spira e corrente indotta che la percorre. Fermate il video, provate a risolvere da soli e poi guardate lo svolgimento. Questo è lo svolgimento, si vede il solenoide di altezza H 10 cm, 400 spire, percorso dalla corrente io ho disegnato in senso antiorario. Corrente che ha l'espressione I0 seno di omega t. I0 è l'ampiezza della oscillazione sinusoidale di corrente, 0,50 A. Omega è la pulsazione, che vale 63 radianti al secondo. Radianti, unità di misura finta, fittizia, si può togliere o si può mettere. Resistenza della spira 0,20 ohm, raggio della spira 5 cm. La spira è questa colorata in verde, avrei potuto disegnarla anche più stretta del solenoide per essere ancora più sicuro che tutto il campo B del solenoide attraversa, cioè tutte le linee passano dentro la spira. Cioè volevo dire, potevo disegnarla più grande del solenoide, più larga. Infatti, se è più stretta non tutte le linee passano, ma se è più larga sì. Io l'ho disegnata della stessa dimensione del solenoide, quindi o della stessa dimensione oppure più larga. Vediamo cosa accade, è il fenomeno dell'induzione elettromagnetica. Infatti il flusso magnetico attraverso la spira non è costante, ma varia con la corrente che scorre nel solenoide. Quando questa corrente aumenta di intensità, aumenta il campo B, aumentano le linee che attraversano la spira, quindi aumenta il flusso magnetico. La situazione è questa, dove si vede il campo B che un attimo dopo diventa più intenso. Allora la spira reagisce generando una corrente indotta, in questo caso in senso orario, allo scopo di generare un campo B indotto che va verso il basso, che serve a contrastare, tentare di contrastare l'aumento delle linee del numero di linee di B, quindi l'aumento del flusso magnetico. Questo quando B aumenta. Quando B diminuisce, il disegno è al contrario, perché le linee sono di più, poi le linee diminuiscono, in quanto la corrente nel solenoide sta diminuendo. Allora la spira avverte un calo di flusso magnetico attraverso di lei e cerca di ripristinare con un suo B indotto queste frecce rosse, stavolta rivolto in alto, cerca di ripristinare quelle linee del campo B che stanno diminuendo, quindi cerca di ripristinare il flusso magnetico in diminuzione. Per farlo fa girare la corrente indotta in senso antiorario. Questo quando B diminuisce. L'induzione elettromagnetica è espressa dalle leggi secondo equazione di Maxwell, Faraday-Neumann, Henry-Lenz. La forza elettromotrice indotta nella spira è uguale a meno la rapidità di variazione del flusso magnetico attraverso la spira. Per calcolare questa forza elettromotrice indotta dobbiamo calcolare prima il flusso magnetico, ma prima ancora ci serve il campo B generato dal solenoide, che si calcola mi0 mr, la densità lineare di spire, quindi il numero di spire diviso la lunghezza del solenoide per la corrente. In questo caso siamo nel vuoto, quindi la permeabilità magnetica relativa del vuoto vale 1, come anche quella dell'aria del resto. Quindi rimane mi0 n minuscolo i. N minuscolo è la densità di spire, 400 spire ogni 10 cm corrispondono a 4.000 spire al metro. Quindi questo campo B è variabile nel tempo perché è variabile la corrente i. Il flusso del campo B attraverso la spira si calcola come sempre Bs, prodotto scalare tra questi due vettori, quindi Bs coseno di alfa, ma B e S in questo caso sono allineati perché io, come al solito, oriento la spira in senso antiorario in modo tale che il vettore superficie della spira guardi verso l'alto, la faccia positiva guarda in alto, le linee del campo B escono in alto, quindi questi due vettori Bs sono entrambi rivolti in alto. Perciò l'angolo tra loro è 0, il coseno fa 1. Quindi il flusso magnetico attraverso la spira è semplicemente Bs. Attenzione che se invece di una spira fosse stata una bobina, magari con 100 spire, il flusso magnetico attraverso la bobina dovevo moltiplicare per 100, perché era Bs per il numero delle spire della bobina. Ora che ho calcolato il flusso magnetico Bs, vado a derivarlo e lo vado a sostituire nella formula secondo equazione di Maxwell, quindi meno, e devo fare la derivata di Bs. B varia, S no.
Infatti l'area della spira rimane costante, quindi S semplicemente lo ricopio, devo derivare B, devo derivare μ0ni. Ma μ0 permeabilità magnetica del vuoto non cambia, n densità di spire non cambia perché sono sempre quelle le spire del solenoide, quindi μ0n lo ricopio, devo derivare I. Ci ho messo questo bel puntone a indicare la derivata rispetto al tempo della corrente elettrica, cioè la rapidità con cui la corrente elettrica varia istante per istante, ma la corrente elettrica era data da I0 seno omega t. Quindi devo derivare I0 seno omega t, I0 è l'ampiezza di oscillazione costante, omega, quando vado a fare la derivata del seno, intanto ottengo il coseno di omega t, poi devo derivare l'argomento, quindi esce fuori questo omega. Perciò la derivata della corrente I0 seno omega t è I0 omega coseno omega t. È scritto infatti qua. Qui vedo che ho commesso un errore di segno perché derivando il seno ho scritto meno coseno, invece la derivata del seno è più coseno. Quindi adesso ho corretto l'errore, derivata del seno coseno, con il meno davanti abbiamo quindi questa fm meno μ0 ns e così via. Qui c'è la derivata di prima, la corrente I0 seno omega t, la sua derivata con il puntone I0 omega coseno omega t. Si chiedeva la fm max, massima, in modulo, perché la fm, come abbiamo visto nel disegno di prima, può essere positiva o negativa in base a come gira questa corrente elettrica indotta nella spira. Quindi la fm massima in modulo la ricavo da questa formula qua, togliendo il segno meno in modulo e richiedendo che sia massima questa espressione, quindi il coseno deve diventare 1. In pratica, siccome la fm era meno μ0 ns corrente derivata, meno μ0 ns lo ricopio perché sono quantità non variabili, la derivata della corrente in modulo deve essere massima, corrisponde a quando il coseno diventa 1 e quindi la corrente massima diventa semplicemente I0 omega. Perciò μ0 ns I0 omega. Al posto dei vari simboli mettiamo i valori numerici, l'area della spira circolare è l'area di un cerchio, pi greco era la seconda, il raggio era 5 per 10 alla meno 2 metri, 5 centimetri, quindi la sua area è pi greco per 25, 10 alla meno 4 metri quadrati, questa è l'area della spira. I0 era l'ampiezza di oscillazione della corrente, 0,50 ampere, omega l'abbiamo detto prima, 63 radianti al secondo, radianti lo tolgo. μ0 è 4 pi greco per 10 alla meno 7 newton su ampere quadrato e la densità lineare di spire del solenoide è 400 diviso 0,10 metri, quindi sono 4.000 spire al metro. Facendo tutti questi bei calcoli si ottiene la fm massima. Qui ho fatto i calcoli in due o tre passaggi, comunque la fm massima viene 1,25 per 10 alla meno 3 volte, quindi 1,25 millivolt circa. Vediamo soltanto le unità di misura. Semplifichiamo un ampere con questo ampere, radianti lo togliamo, un metro lo semplifichiamo con uno di questi metri qua. Quindi rimane newton per metro al numeratore e ampere per secondo al denominatore, ma ampere è coulomb al secondo, quindi ampere per secondo è coulomb. Newton per metri è joule, joule su coulomb è volt. E quindi ecco 1,25 millivolt. Infine il quesito chiedeva la corrente elettrica che scorre nella spira, non dobbiamo confondere questa corrente elettrica che io indico con I maiuscolo, che è la corrente che scorre nella spira, con I minuscolo, che era la corrente oscillante che scorreva nel solenoide e che aveva questo andamento oscillante I0 seno di omega t. La corrente I maiuscolo che scorre nella spira, anche lei sarà oscillante, si ricava con la legge di Ohm generalizzata. Fm uguale a Ri, legge di Ohm generalizzata applicata alla spira. Quindi ricaviamo la corrente F su R al posto della fm, ricopio questa espressione che ho ricavato prima, meno μ0, questa era la fm, meno μ0 ns, I0 omega coseno omega t, eccola, e poi divido per R la resistenza della spira. Si vede quindi che anche la corrente che circola nella spira è oscillante, infatti è coseno di omega t. E questo è logico che oscilla perché il campo B continuamente aumenta e poi diminuisce, aumenta e poi diminuisce, quindi la corrente indotta gira in senso orario, poi gira in senso antiorario, orario, antiorario, quindi si inverte continuamente.
possiamo calcolare il valore massimo della corrente che circola in questa spira e lo possiamo fare o sostituendo i valori numerici in questa espressione e ponendo il coseno uguale a 1 e togliendo il segno meno, visto che calcoliamo la corrente massima in modulo. Oppure facciamo prima se utilizziamo quest'altra formula e dividiamo la FEM massima in modulo diviso la resistenza. La FEM massima l'avevamo già trovata prima, era 1,2435 millivolt diviso la resistenza della spira, otteniamo circa 6,2 milliampere. Infatti volt su ohm sono ampere, milliampere, che è una corrente molto piccola, così come è una FEM piccola, una forza elettromotrice piccola, quella che si generava nella spira perché era dell'ordine del millivolt.